Capita di sentirsi dire no, anche da una banca nel momento in cui si richiede un prestito o un mutuo. Sì, capita perché è un accordo fra privati e quindi può essere che una parte, in questo caso la banca, ritenga non opportuno effettuare questo finanziamento, è un suo diritto. Due sono le motivazioni principali per cui una banca può rifiutare la concessione di un prestito o di un mutuo. Uno, la sua politica commerciale in quel momento, in cui dice no, noi dal punto di vista appunto nostro di organizzazione non stiamo concedendo né prestiti né mutui. Il secondo, il no proprio al richiedente, perché ha valutato in modo negativo le sue caratteristiche. Sì, perfettamente. Questa seconda parte è un po' da approfondire. Ad esempio, se non c'è una stabilità della posizione lavorativa, se sono insufficienti le garanzie accessorie, oppure il livello di indebitamento complessivo dovuto ad altri finanziamenti può sembrare appunto non sostenibile. Poi l'affidabilità creditizia di cui stiamo parlando, cioè la capacità di ripagare gli impegni presi. Affidabilità creditizia? Suona bene. Sì, suona bene per le persone, suona bene anche per gli istituti di credito che controllano la regolarità dei pagamenti, dei mutui, delle carte di credito, dei prestiti in genere. È un elemento che facilita anche l'avvio di nuovi prestiti. E allora cosa possiamo consigliare per avere una buona affidabilità creditizia? Beh, ci sono alcuni punti che vanno tenuti sotto osservazione massima e quindi direi di fermarci un attimo su questi aspetti. È sempre utile tenere sotto controllo la propria situazione economica, evitando di eccessivo indebitamento, registrando bene le entrate e le uscite. E poi l'indebitamento eccessivo di cui stiamo parlando, limitare il numero dei finanziamenti. Questo significa meno rate da rimborsare, meno affanno, diciamo in senso lato. Scegliere la tipologia di finanziamenti che è più adatto alle nostre esigenze e alle nostre finanze, leggendo con attenzione tutto quanto è utile. E poi, se necessario, privilegiare piani di rimborso più lunghi che comportano rate più leggere. Ma se il no è proprio deciso, si alza un muro invalicabile? No, ci sono delle altre banche che possono prendere in considerazione la tua richiesta. E quindi bisogna prepararsi a un nuovo contatto, bisogna sapere che si possono chiedere delle informazioni oppure si può avviare un'istruttoria. Ecco, in questo secondo caso la banca segnala ai SIC l'avvio di questa istruttoria. Questo perché bisogna evitare un fenomeno che si chiama credit shopping, che lo spiego semplicemente, con la richiesta contemporanea di finanziamenti da parte di soggetti che non vogliono poi pagare. Ecco, invece per quanto riguarda il rifiuto della banca, al di là delle, diciamo, normali comunicazioni di cortesia, subentra un'evoluzione che vale la pena sottolineare molto positiva nel rapporto proprio istituto di credito e cliente, un rapporto anche di trasparenza. Beh, certamente, cioè il consumatore ha diritto a una comunicazione che chiarisca perché non è stato concesso il prestito, il finanziamento. I tempi non devono essere lunghissimi, perché nel frattempo potrebbe essere sfumata l'offerta di un'altra banca conveniente o potrebbe essere sfumato l'affare, cioè l'acquisto di un immobile. Insomma, il cliente va tutelato perché appunto magari l'immobile su cui puntava è stato venduto o in caso di finanziamento quel bene che voleva acquistare come un'auto usata è stata appunto comprata da qualcun altro.